Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi voglio parlarti, anzi rispondo ad un signore che parla del figlio e dà la colpa al figlio perché il figlio, quando si arrabbia con il papà, un ragazzo di 16 anni, gli chiude tutti i contatti sul cellulare, WhatsApp soprattutto, e lui si arrabbia perché dice: non è possibile che quando mi arrabbio io non faccio la stessa cosa con lui. Ma, caro signor, rispondo pubblicamente perché magari qualcun altro si trova nella stessa situazione, magari il bambino ha visto da piccolo atteggiamenti del genere da parte di sua o di sua moglie o di un parente, un amico, per cui quando uno chiude un contatto è perché ha visto un'immagine, per cui non è colpa sua, non è colpa di suo figlio. E il suo subconsciente è più forte di lui. Che cosa ha a che vedere l'ipnosi vera e professionale con tutte queste belle parole, questi paroloni? Che con l'ipnosi tu puoi salvare tuo figlio e salvare te stesso, te stessa, oppure utilizzare l'autoipnosi, cioè l'ipnosi che tu ti fai da solo. Poi, a prescindere dalla parola che incute paura, che incute diffidenza, anche se l'ipnosi vera e professionale è riconosciuta come medicina alternativa dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847, e lo stesso Papa Wojtyla, Papa Giovanni, Paolo II, il Papa polacco, se la mia stessa età te lo ricordi, si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere, ne conosceva ben 12, come c'è scritto nella sua biografia. Per cui a tutti i santi crismi, però, il poteri forti, il sistema nazionale, aggiungo anche internazionale, ha dato una parvenza di paura alla parola ipnosi, perché poi non è neanche colpa dei poteri forti in toto, diciamo in parte sì, perché per colpa del fatto che l'ipnosi è stata utilizzata nei circhi, negli spettacoli, vedi giù Cascasella eccetera eccetera, ma anche altri ipnotisti nel mondo, nei film dell'horror, nella manipolazione, bla bla bla, e quindi la gente purtroppo ha paura. Però se io ti dicessi: da solo ti puoi ipnotizzare con la tua voce, con le tue parole, nella tua stanzetta, senza mettere la famosa tuta, allora che cosa aspetti? Hai paura anche di te? Considera che la pubblicità, le TV, i poteri forti non sono altro che ipnosi camuffata con altre parole, e ci manipolano dalla mattina alla sera. I poteri forti entrano nella nostra testa, ci fanno fare tutto ciò che vogliono, dandoci l'impressione che siamo liberi, che abbiamo il famoso libero arbitrio, che non esiste, ragazzi, che non esiste. Per cui, ritornando a tuo figlio, a te stesso, non è colpa tua né di tuo figlio il fatto che ti chiude i contatti su WhatsApp, il fatto che ti oscura, che mi ha scritto questo signore: io mi accorgo dalla foto di mio figlio che non c'è più la foto su WhatsApp, per cui mi chiude il contatto. Ma chi, caro signore, si comportava così quando lui era piccolino, a 6 anni, 5 anni, 7 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni? Lei, sua moglie, o il nonno, la nonna, quando c'erano i battibecchi, o qualcun altro l'ha visto in TV? Ora, per togliere quell'immagine negativa che risiede, alberga, stanzia nel suo subconsciente, c'è soltanto una tecnica, che è quello di ipnotizzare suo figlio, o da solo, con il suo aiuto, oppure con degli MP3 magari professionali personalizzati per il suo caso. Ok? E ricordatevi tutti che i poteri forti sono anche quelli che stanno nella Silicon Valley, che inventano queste app dove tutti noi, compreso il sottoscritto, si fa coinvolgere, abbracciare, ma utilizzano le nostre leve emotive, psicologiche, inconsce, subconsce, profonde, ok? Per cui, partendo dai colori, dall'aspettativa, dalle immagini, da tutto ciò che ruota nella nostra mente, per cui esiste soltanto questa tecnica potentissima, che è naturale, aggiungo naturale, senza effetti collaterali, no quel 100%, che è l'ipnosi vera e professionale, che tu ne possa pensare o credere, e ci sono studi scientifici come Lancet, Life, internazionali, fatti studi scientifici eseguiti da scienziati, medici e quant'altro, che ti possono confermare ciò che dico, per cui non credere a nessuna parola del sottoscritto, ok? Riassumendo e concludendo, non è colpa di tuo figlio, di suo figlio, non è colpa sua, non è colpa nostra, siamo manipolati dalla mattina alla sera, e se uno conosce il libretto delle istruzioni, il manuale delle istruzioni, può uscirsene, per cui
ipnosi, e aggiungo vera e professionale, perché anche nell'ipnosi, nel mondo dell'ipnosi, esiste l'ipnosi conformista e commerciale e l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da spettacolo, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi vera e professionale. Io mi vanto di avere un metodo DCS del dottor Claudio Saracino, unico al mondo, che deriva direttamente da Los Angeles, Beverly Hills, dalla dottoressa Rina Bruni e del grandissimo dottor Michelangelo Garay. Ok, fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid che gli cambia la vita, ed visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Al prossimo video, ricordati, conclusione delle conclusioni, non è colpa né tua né mia né di tuo figlio né di tua figlia, di nessuno, è l'esempio che i genitori vittime di altre vittime, come una catena di Sant'Antonio, ipnotizzano i loro figli. E allora è arrivato il momento, grazie a questi input, a questi feedback che io lancio, di rompere questa catena di Sant'Antonio per il bene tuo, di tuo figlio e della tua famiglia. Un bacio, un abbraccio, e fammi tutte le domande e ti risponderò gratis. E al prossimo video.